Buongiorno ragazze, buongiorno e come sempre bentornate sul canale in questo nuovissimo video. Come state? Allora, spero tutto bene ovviamente. Allora, come avete notato, sono appena tornata a casa e avevo lasciato il mio robottino aspirare e a lavare, infatti ora sta completando l'operazione. Niente, io però prima di farvi vedere cosa ho acquistato fuori, sono stata da Penny Market e da Maurice. Mi faccio un caffè e mangio qualcosa perché se no svengo oggi, non è una giornatina tanto sprint, insomma, no? Avete capito? E niente, infatti stamani sono uscita così, non mi sono nemmeno truccata e niente. Ho lasciato tutto così com'era. Cioè, in realtà non è che c'era caos. Questa parte è pulita, la devo riporre nella planetaria. E ho lasciato i detersivi per il pavimento là perché ho riempito il distributore dell'acqua del robottino. Quindi adesso mangiamo e dopo vi faccio vedere cosa ho acquistato. Eccomi ragazze, allora siamo tornate, ho fatto colazione, ho mangiato il cornetto a frutti di bosco e appunto ho bevuto il caffettino, come avete visto, buonissimo, con la macchinetta ragazze la stradoro, però ci tenevo a dirvi che sia questa che quella nera sono finite nel sito Cecotec. Comunque se voi andate nel sito, come vi dicevo nel video della recensione, potete trovare molti tipi di macchinette simili a questa, magari non così digitale, però simili, e insomma che macinano il caffè anche in grani, quindi andate a dare un'occhiata perché sono veramente di ottima qualità. Allora vi faccio vedere, ho preso due cose veramente da Penny, ho speso 20 euro, ero andata in realtà per prendere da Penny l'acqua e il pane. Poi ho preso altre due cosine, ma veramente poca roba, quindi vi faccio vedere. Allora, voi andate al suo posto, ho preso la baguette, 39 centesimi. Questa qui la prendo spesso perché la utilizzo anche per Asia, per fargli i panini a scuola, perché a lei il pan carré non le piace. Cioè, fatto a casa come toast, sì, però portato a scuola no. Non le piace, quello vuole il panino. Poi ho preso le patate che mi mancavano, che l'altra volta le abbiamo quasi consumate tutte, ora fra minestre e roba varia le consumiamo spesso. Poi ho preso anche una retina di cipolle a 1,29 euro, poi il solito snack, questo qui con la barretta e il succo di frutta a 99 centesimi, la tavoletta, no, sono dei barrettine di cioccolato Milka, non so nemmeno se le piaceranno perché a lei il cioccolato Kinder ad esempio non piace, però queste hanno il latte dentro, tipo il Kinder, quello là, non so se le piaceranno, io le ho volute prendere, 99 centesimi, quindi prezzo molto buono. Poi in offerta ho trovato oggi questo formaggio, in offerta 1,69 euro, 400 grammi di formaggio, e ho voluto prenderlo, comunque ho visto la scadenza dell'8 di dicembre, allora l'ho preso. Sempre in offerta oggi ho trovato il Parma, il prosciutto di Parma, 1,99 euro,
preso una vaschetta di questo e una vaschetta di prosciutto cotto di alta qualità, questa del Permia, 1,69 euro. Sempre in offerta ho trovato le olive Sacla a 49 centesimi e allora le ho prese. Ho preso le uova, queste dell'Aia, 6 uova, 1,35 euro, perché non ho trovato né quelle che ho preso l'altra volta, le 10 uova, che a prezzo pieno comunque venivano, visto oggi, 1,49 euro, io le ho pagate l'altra volta 1,25 euro, ma non le ho trovate, e nemmeno le Naturella, quelle grandi, volevo prendere quelle da 30 e non le ho trovate, quindi c'erano solo quelle da 10 nella confezione quella trasparente, che le ho provate e non mi sono piaciute, ragazzi, assolutamente, e allora piuttosto di prendere quelle lì, ne ho prese meno e ho preso queste qui. Poi due bottigliette di Coca-Cola per il marito quando torna dalla bicicletta, sempre questa qui marca Funny Drink, che sono buone e costano 29 centesimi. Poi un brick di latte normale, io lo utilizzo anche per fare dolci, quindi ecco perché lo prendo sempre, magari uno di scorta, perché poi io quello fresco lo porto sempre dal bar. E poi ho voluto prendere questo qui, senza lattosio, se non sbaglio, sì, parzialmente scremato, free, dovrebbe essere senza lattosio. Senza lattosio, sì, perché l'ho visto che l'ha preso anche la mia amica Sonia nell'ultimo video spesa di Penny, che se non ce l'avete fatta ancora andarla a vedere, andate che ve lo consiglio, ho preso delle ottime cose e ho visto che ha preso questo latte senza lattosio. Allora, siccome mio marito è un po' intollerante al latte e io generalmente li prendo senza lattosio, ho voluto provare e ne ho presi due a 99 centesimi, quindi prezzo buono. Poi ragazzi, in offerta ho preso queste fette di tacchino sottili del... insomma, che ogni tanto il Penny li mette a sconto quando sono in scadenza, e da 2,89 euro non so quanto sono andata a pagare, comunque c'era il 30% di sconto alla cassa e quindi mi hanno fatto lo sconto. Tra l'altro ho visto anche alle hamburger, io le avevo prese, erano le prime, non ci avevo fatto caso che c'era il bollino dello sconto e in realtà c'era anche in queste, e venivano a prezzo pieno, mi sembra 2,99 euro, quindi col 30% di sconto lo pagate molte meno. Infatti scadono domani, ma io ora le vado a mettere a congelare, così blocco tutto. E queste sono buone, le ho fatte anche nella friggitrice ad aria, senza affumicare niente in casa e quant'altro, 10 minuti, pronte, buonissime. E quindi vado a metterle in frigo e poi vi faccio vedere dopo cosa ho acquistato da Maurice. Allora, da Maurice ho speso 9,27 euro e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, i fazzoletti, perché mi servivano, però non ho trovati di altre marche, volevo quelli che avevo preso l'ultima volta della quelli nel pacco blu, come si chiamano, non mi ricordo comunque, perché avevano anche un fresco profumo di talco, ma non li ho trovati. Allora ho preso i classici fazzoletti Maurice, che comunque ce ne escano diversi pacchetti all'interno a 99 centesimi. Ho preso questi ragazzi che non sono male, mi sono trovata bene, sono quelli notte, mi pare, sì, vero, sì, e pagati 1,32 euro in offerta, quindi prezzo molto buono. E poi questi qui, il pacco doppio, Lines Idea, 1,42 euro, anche questo prezzo molto molto buono. Poi ho preso le salviette struccanti per Asia, ho trovato alla cassa, erano in offerta 99 centesimi, queste del Maurice. E l'altra volta avevo preso quelle blu, oggi ho voluto prendere queste con olio di argan, era una novità. E poi preferisco prendergliele con il... con questo qui, diciamo, che si richiude, perché quelle con lo strappo appiccicoso, diciamo, si sciupano prima, diciamo che quando vai a riprendere la salvietta, quella già in cima, se non chiudi per bene il pacchetto, è già secca, e quindi io preferisco che ci sia sempre questa chiusura qui. E niente, ho preso questa a lei. Poi ragazzi, ho trovato questo portasapone fantastico, che l'avevo visto qualche settimana fa, che Asia lo voleva prendere dai cinesi a 3,99 euro, bianco. Io l'ho preso da Maurice a 1,99 euro, quindi prezzo molto buono. Tra l'altro c'era anche tutto il kit bianco, c'era questo, il portasaponetta, portaspazzolini e un'altra cosa non mi ricordo, 5,90 euro, il prezzo era buono, solo che a me serviva solo il portasapone, perché il portaspazzolini io su ce l'ho tondo e piccolo, invece quello insieme a questo era più ovale e nel mio bagno su non ci sta, quindi avrei speso 6 euro per niente, però 1,99 euro ho fatto appunto che prenderlo. Ora lo vado a cambiare e voi venite con me, così poi facciamo la sorpresa Asia che l'ho acquistato. E poi ragazzi, niente, se avete notato, ho tagliato i capelli.
ma ora li ho già legati perché io, ragazzi, ho caldo, li ho tagliati fino a qui. Poi quando me li sistemerò per bene vi farò vedere, perché avevo chiamato la mia parrucchiera, era occupata, cioè occupata nel senso che era andata in ferie e poi ora ha tutto pieno. E allora ho detto, ma sai cosa c'è? Me li sono fatti tagliare da Asia come l'ultima volta e ho comprato il colore. Mi sembra 4 euro ho pagato, non mi ricordo. Il colore che ho preso l'altra volta è un castano caramello, non lo so insomma com'è. Comunque a me va bene, basta che copra i capelli bianchi. E quindi l'ho voluto acquistare. L'ultima volta la tinta me l'ha fatta mio marito, me l'ha fatta davvero molto bene. E niente, ho detto ora la prossima volta che mi laverò i capelli vi faccio fare la tinta in casa. D'altra parte, ragazzi, bisogna anche aggiustarsi così quando... insomma, quando uno non ha, o non ha tempo o in quel momento che ti serve, giustamente loro sono tutte occupate e quant'altro, poi è anche un risparmio di soldi, secondo me, non indifferente. E per l'amor di Dio, ognuno fa il suo lavoro, ovviamente non verranno mai come fatti dalla parrucchiera i capelli, però oggi con queste piastre, con questa riccia capelli, con questi foni che uno ha, tutti moderni, tutti più rivoluzionari, secondo me se uno se li sa fare anche in casa, ben venga. Giustamente uno, le spese di famiglia sono cose personali di ognuno e quindi se magari qualcuno decide di farseli in casa, ben venga, insomma, ecco, io nonostante tutto, come vedete, ho fatto colazione a casa, nonostante tutto io ho un'attività, lo sapete, un'attività di bar, io non sono nota a fare colazione al bar, è proprio una cosa che non è di mio. Io vengo a casa, mi prendo il caffè a casa, faccio colazione a casa, a meno che non sono fuori, sono a giro, sono in ferie, sì, però prediligo sempre... sempre in casa, insomma, farla, ecco, generalmente. Poi se capita una mattina di andare con un'amica a prendere un caffè o fare colazione, ci vado, ci mancherebbe, però non è il mio solito andare tutte le mattine al bar, ecco. Niente, ragazzi, adesso andiamo e riempiamo su il sapone, anche perché devo fare le camere, devo rifare solo i letti perché l'ho cambiati un paio di giorni fa e dare l'aspirapolvere.
Eccoci qua ragazze, anche oggi alla fine di questo nuovissimo video. Allora, come avete visto, poi sono andata su, ho fatto le camere, ma veramente una cosa veloce, perché vi dicevo prima che avevo cambiato le lenzuola un paio di giorni fa, quindi oggi per me è giovedì, le ho cambiate lunedì e le andrò a cambiare domani, le cambio lunedì e il venerdì faccio inizio settimana e fine settimana, venerdì o sabato. L'estate lo faccio un po' di più, ogni 2-3 giorni, perché essendo noi allergiche a acari e polvere, comunque sia con il caldo d'estate e quant'altro, preferisco cambiarle. Spesso quando arriva la stagione autunnale inizia a cambiarle anche ogni 4 giorni. E niente ragazzi, quindi ho sistemato le camere, ho tirato solo semplicemente sui letti, ho dato l'aspirapolvere, come sapete sui cani non ci vengono, a parte Biagio ogni tanto, e quindi non ci sono grosse cose da fare, perciò ho dato l'aspirapolvere, ho lavato il pavimento, come avete visto ho messo il portasapone che è bellissimo, ci sta davvero bene in bagno. Quell'altro che avete visto accanto, che vi ho fatto vedere, è un sapone al cocomero, che abbiamo preso con Asia da Ipersoap qualche un mesetto fa, circa in agosto, e l'abbiamo trovata alla cassa, era un'offerta a 2,99 euro, lei ha voluto prenderlo, insomma, per lei, solo per lei. E niente ragazzi, quindi ho sistemato e poi ho deciso di andare fuori e risistemare un pochettino fuori, quindi ho spostato la panchina bianca nel pezzo di cortile un po' più grande e il tavolinetto l'ho messo qui sotto al muretto del terrazzo, l'ho spostato, prima era orizzontale, l'ho messo in verticale accanto alla panchina dove si siede sempre Danco, si sdraia lì. Quella panchina è brutta ormai, lui quando era piccolo l'ha ammorzicata tutta, ha ammorzicato proprio come si chiamano, i manici della panchina, e insomma è brutta, e quindi la teniamo per lui perché lui quando va fuori si sdraia lì sotto il sole, mentre non abbiamo quella bianca. Però ragazzi, ahimè, quest'anno non ce l'abbiamo fatta a fare niente fuori, nel senso eravamo indecisi, abbiamo piazzato appunto l'erbetta finta con i vasi, non li abbiamo riempiti, non abbiamo messo la piscina, non abbiamo messo il gazebo, non abbiamo messo una tenda, non abbiamo messo dei tavoli con delle sedie, solo qui nel terrazzo che ogni tanto ci si mangiava quando non era troppo caldo, ma quest'estate ha fatto quasi sempre caldo, quindi come sapete noi abbiamo mangiato o qui in cucina che abbiamo l'aria condizionata, oppure giù nel rustico che si stava bene. Quindi ragazzi, quest'anno non abbiamo fatto niente di tutto quello che avevamo programmato, quindi io ora in questo video vi ho fatto vedere lo spazio fuori com'è. Un pochino vi rendete conto, non è grandissimo, però a noi va bene. E fatemi sapere insomma se avete qualche idea, mandatemi anche delle foto di casa vostra, dei vostri terrazzi, dei vostri cortili, perché sinceramente io non sono brava nel fai da te, sono sincera, in queste cose non sono proprio brava, nelle cose pratiche. Io vedo tanti che addobbano, sistemano anche questi bancali come abbiamo fatto noi qui sul terrazzino, abbiamo fatto quello e festa finita. E magari non lo so, ci manca anche la voglia, perché come vi dicevo noi fuori si sta poco volentieri, a meno che non, fino a che non abbiamo avuto la piscina, cioè finché abbiamo avuto la piscina sì, si stava tutti i pomeriggi lì, anche a Asia, a parte quest'anno Asia ce l'aveva chiesta, ovviamente quella più alta, tipo da 1,20 m, per starci proprio coperta quasi tutta. E però alla fine, tra dire e fare, non abbiamo trovato quella che ci piaceva, le misure adatte, e non l'abbiamo presa. E poi ci eravamo decisi comunque tardi, poi comunque a lei gli avevo prenotato l'ombrellone, perciò è andata al mare con l'ombrellone, perciò fa una cosa, una fa un'altra. Sapete anche che prendere comunque sia un ombrellone a un bagno ha un costo, e quindi abbiamo anche scelto tra virgolette una cosa o quell'altra, anche se l'idea della piscina a casa ci piaceva, perché io l'estate ad agosto andare al mare con tutto quel caos, bambini che urlano, gente che si sbraita, a me non piace. E quindi alla fine, come vi dicevo, non abbiamo fatto niente di quello che si pensava di fare quest'anno. E nulla, va bene, niente, io magari anche delle lucine, non lo so, vedo tanti video, tante cosine carine che qualcuno fa, ma io non ho veramente né tanta fantasia per creare qualcosa di fatto in casa, nelle cose piccole, nei lavori con bambini, in cucina sì, però per quanto riguarda queste estetiche non le ho tantissimo, quindi fatemi sapere anche voi, mandatemi le foto anche su Instagram, se vi fa piacere iscrivetevi anche lì, insomma chiedetemi l'amicizia, Carmen Pafumi, semplicemente il mio nome e il mio cognome, che ve l'accetto molto ben volentieri. Su Facebook è la stessa cosa, ma su Facebook pubblico davvero poco, invece su Instagram tra un dolce, una ricetta, qualche foto, spesso metto, o delle storie, insomma metto qualcosa, quindi se vi fa piacere seguitemi anche là. Niente, io ragazzi concludo qua questo video, se non avete ancora viene più lungo del normale, vi mando un bacione,
vi auguro una buonissima giornata, noi ci vediamo come sempre molto presto in un altro nuovo video e vi ricordo che la programmazione del canale è ogni martedì e giovedì alle 8 di mattina, poi se eventualmente ce la faccio pubblicherò un video extra il sabato, ma per ora non ce la faccio. Più in là, se sarò più organizzata, magari tornerò alla pubblicazione dei 3 video a settimana come l'anno scorso, ma per il momento rimane questa. Vi abbraccio, vi auguro una buona giornata, un bacione a tutti, a presto, ciao!